D'accordo con in questo? E inizialmente è stata una proposta e quindi ho seguito il ministro per conoscere la realtà del, del ministero. La calunnia calunnia un venticello ma qui volano gli stracci. Non sentendosi abbastanza tutelata, l'ex fantasma, oggi forte di 130.000 follower, ex consulente dell'ex ministro della cultura, ha rinunciato all'intervista su Rete 4 ed ecco che il giorno dopo di Maria Rosaria Boccia si parla più di prima e si agita il complotto, che avrebbe per obiettivo non più una ma entrambe le sorelle Meloni. Ma chi l'avrebbe chiesto di fermare il suo contratto? Secondo Bianca Berlinguer, sempre via social, sarebbe stata Arianna a fine agosto. Versione subito smentita dall'imprenditrice Campana, che nega anche la relazione sentimentale con San Giuliano. Io non è che faccio un racconto diverso, io rimando a lui. Io chiedo al ministro di dire la verità. La 41enne di Pompei è al centro di un intrigo che il 6 settembre è costato le dimissioni del Ministro della Cultura San Giuliano e che ora potrebbe far cadere altre teste. Ho riscontrato alcune doti organizzative che mi era venuto l'idea di nominarla consigliere per l'organizzazione dei grandi eventi. Poi questo rapporto da rapporto di amicizia è diventata una relazione affettiva. sentimentale Sentimentale. Che poi è una persona eccezionale. E mia moglie. L'ex ministro al Tg1 il 5 settembre piange e ammette di aver avuto una relazione affettiva e sentimentale. Il tentativo di rendere Rosa un giallo non regge e resterà il ricordo di un uomo vittima di se stesso, ora sotto indagine, per peculato e rivelazioni di segreto d'ufficio, mentre la boccia impazza sulla rete con i suoi post in cui compare in decine di eventi ufficiali. Ad alcune persone che eh, ricappano il ministro per uh, delle agevolazioni che hanno avuto quali carte nasconde, quali intercettazioni minaccia di svelare nei post con la sagoma delle cuffie del telefonino Gianni non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia il 9 settembre Boccia avverte il sapore di estorsione, le denunce non si minacciano, si fanno e queste continue minacce hanno il sapore di un'estorsione in cerca di un nesso logico ci sarebbero registrazioni compromettenti Boccia, Pandora Messalina, Bovaria e Caranina tutte insieme, comunque lontana dai tempi in cui sui social appariva con altri ministri e sottosegretari. Tra una conferenza con Lollo Brigida sulla dieta mediterranea settembre 2023, e un intergruppo per la bellezza febbraio 2024. Manca un libro, ma c'è da scommettere: sarà un best seller. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, buon sabato. Allora, la copertina dedicata all'affair San Giuliano Boccia. Ma noi non ci occuperemo in particolare di questa vicenda che insomma per molti giorni ha tenuto eh, concentrata l'attenzione del Paese e ovviamente eh, di una parte diciamo del eh, Governo ma vogliamo parlare fondamentalmente lo avete visto anche dalle immagini di quanto i social hanno cambiato, stanno cambiando e cambieranno ancora la politica, la comunicazione eh, politica, cambiando quindi anche la percezione e diciamo, gli orientamenti degli elettori. A questo aggiungiamo eh, il ciclone dell'intelligenza artificiale, eh, che si è già inserita nelle eh, campagne di propaganda, di comunicazione politica, eh, diffondendo anche fake news, manipolando diciamo, l'opinione pubblica, mettendo a rischio forse anche le democrazie, insomma, è un tema gigantesco e crediamo di grande attualità che cercheremo di squadernare oggi con un parterre di ospiti diversi tra loro, ma insomma, eh, tutti di grande competenza. Saluto allora Domenico Giordano Buongiorno. che fa di professione lo spin doctor, che vuol dire curare la comunicazione politica ed elettorale dei politici e dei candidati. Perfetto. Bentornata a Serena Biraghi, eh, collega giornalista della Verità e che segue sempre la politica. Bentornato Giorgio Dell'Arti, giornalista, scrittore, direttore di giornali. Ciao Giorgio. Buongiorno. Eh, accanto a Giorgio Dell'Arti saluto Marco Camisani Calzolari che è un esperto ultra decennale di digitale, di trasformazione digitale ed è anche un compotente del Comitato della Presidenza del Consiglio per le strategie dell'intelligenza artificiale. Buon sabato e buon Grazie. sabato alla professoressa Fabrizia Giuliani, filosofa del linguaggio, docente all'Università La Sapienza. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Giorgio, parto da te. Ah, che guaio. Eh, ho capito ognuno si assume le proprie responsabilità bene, allora responsabilità. quello che voglio chiederti per riagganciarci alla vicenda sì. insomma che ancora continua a monopolizzare l'attenzione se non ci fossero stati i social sì. Avrebbe avuto st lo stesso effetto di rompente. Ma guarda, io penso che questa qui sia una millantatrice. Cioè già giù, duro. Diciamolo in premessa, perché sennò poi non si capisce niente. Mm. I milantatori sono sempre esistiti: hanno sempre trovato il modo di insinuarsi, di infilarsi, di, di truffare, di minacciare, di... se ci caschi naturalmente. Questa poi aveva dalla sua anche una certa benenza, i capelli, eccetera, era alta. Alta, mezzo metro più, di, più, di, più del povero San Giuliano. Adesso non infierire, vai. No, non infierire. che infierisco, figurati quando hai a che fare con questo, cioè voglio dire, quindi penso che il social possa aver avuto un effetto moltiplicatore e facilitatore. Perché Però la considera, lui parlava al TG1, lei. In un secondo naturale, momento, la prima naturale. intervista qui Quindi da infatti noi, infatti sto dicendo, poi eh, però lei sto aveva i social no, allora, rispondere. Sto dicendo due cose: nego che in assenza del social e del eh, questa non, si, non sarebbe riuscita a insinuarsi in qualche modo. Nego, sarebbe riuscita lo stesso perché, come ti ripeto, in 50 anni di professione di millantatori ne abbiamo visti tanti: sì. millantatori e millantatri uomini e donne, non c'è una differenza. Il social in questo caso ha fatto quello che fa sempre, cioè è un facilitatore perché l'accesso al social è non dico gratuito, ma praticamente gratuito, quindi ha una soglia di accesso bassissima, come credo confermeranno tutti quelli che stanno qua. Cioè non è come fa un giornale o fa, cioè, ed ha un effetto moltiplicatore, nel senso che tu appunto mentre quello parlava in televisione lei sul social già diceva che stai dicendo eccetera eccetera quasi in contemporanea quasi in contemporanea perché certo questa è la forza, è la forza del social e, e, e quindi questo senz'altro è, è così credo credo che sia questo l'analisi diciamo mm. da fare poi sarebbe interessante se avremo voglia tra sei mesi o tra un anno di vedere che cosa è rimasto del grande successo sui social della Maria Rosaria Boccia perché il social, come tutti i mezzi di comunicazione di massa, chiede poi anche un certo fiato per andare avanti. Quindi quando hai, quando hai sputtanato la San Giuliano, poi hai sputtanato la Meloni, poi sputtani Arianna, poi a un certo punto che fai? Non hai, niente, non hai più niente da dire, c'è sempre il problema di avere qualcosa da dire, sì. cioè anche con i social. Questo problema. Allora, volevo sentire Seria Bilaghi, ma prima voglio farvi vedere eh, perché eh, Domenico Giordano eh, si occupa moltissimo di monitorare tutto quello che succede in rete per Arcadia, no? Mi pare. Esattamente. E, e ha, ci ha portato due cartelli, i primi due, lo dico per la nostra regia: il cartello numero uno e il numero due. Che sono legati ai social e alla vicenda San Giuliano Boccia. Vediamo il primo. Boccia San Giuliano, interazioni digitali. Però ce lo devi spiegare. Questo grafico ci dà anche contezza. E ci misura in qualche modo l'attenzione digitale di tutti coloro, italiani in questo caso, che hanno seguito la vicenda. La finestra temporale è importante. Si parte dal 26 agosto, cioè dal post pubblicato in quel giorno dalla Boccia sul, sull'account Instagram, in cui ringraziava il Ministro per l'ipotetica consulenza. Quindi se vediamo in quel caso dal 26 al 31 agosto la linea temporale dell'attenzione, quindi delle sì. conversazioni, è pari, è pari a zero. A un certo punto vediamo i picchi, però il numero 934.580 è quello che dicevo poc'anzi è il termometro di tutte le interazioni, cioè ogni qualvolta c'è stata in rete la parola, la keyword, la parola Maria Rosaria Boccia o l'altra parola Gennaro San quindi la parola nominativa legata a, ai due protagonisti, quella singola uh, parola chiave ha generato a sua volta una serie di interazioni, possono essere like ad un posto, possono essere condivisioni, possono essere commenti. Quindi quel, quella misura lì ci dice... Quanto in rete ci siamo occupati o ci siamo interessati alla vicenda? Quindi molto, moltissimo. Oh, secondo, secondo cartello: top 50 delle interazioni social, boccia San Giuliano. Qui abbiamo sommato eh. le interazioni complessive, sempre dal 26 agosto al, uh, a inizi di settembre, a metà settembre. Ogni qualvolta su Facebook e Instagram c'era la parola Maria Rosaria Boccia, l'insieme delle interazioni su Facebook e Instagram hanno raggiunto per San Giuliano 1.063.291 interazioni, per Maria Rosaria Boccia 627.000. Parliamo comunque di un volume consistente. Potremmo... Soltanto le relativo, lo ripetiamo, a Facebook e Instagram, Soltanto in questo Facebook caso e sì. Assolutamente. Eh, eh, insomma, tanto sono, per avermi. Sì, no, scusa, concludi. No, sono numeri assolutamente voluminosi che ci fanno capire quanto la nostra attenzione, attratta dalla morbosità della vicenda, si è catapultata in rete per cercare di commentare, curiosare, capire, comprendere. Allora, come avete capito, questo è solo un antipasto, adesso dobbiamo andare eh, rigorosamente in pubblicità e poi sentiamo gli altri nostri ospiti. A tra poco. Allora, riparto da Serena Biraghi a cui pongo la stessa domanda che faceva all'inizio Giorgio Dell'Arti. Cioè, secondo te, in anni eh, diversi, se non ci fossero stati i social, l'impatto sarebbe stato uguale di questa vicenda? Ma sai, in anni diversi, i giornali facevano un gran rumore, avevamo giornali che vendevano sia, peraltro altro molte e, più appunto, copie, vendevano no? moltissime copie, sia i quotidiani, diciamo così, che facevano la cronaca. Poi c'erano i settimanali, insomma, quindi. Credo che il rumore ci sarebbe stato lo stesso. La cosa che mi eh, così desta la mia attenzione, diciamo, mi pare che eh, c'è stato un picco nei grafici che abbiamo visto che è forse anche il picco quando il gossip, diciamo così, è montato. Mi Rivediamolo il cartello 1, insomma, tanto per, come, tanto per capire. Dello appunto a un sì. esperto se intanto se eh, il social rispetto all'utente televisivo quanto ha eh, cubato diciamo ah. l'intervista al TG1, per esempio, sì. o l'intervista alla 7 rispetto al social e poi se il social perché poi ho visto quelle linee si riabbassano no? sì. dal picco scendono ecco, sì. ma scendono quando? quando? in coincidenza delle dimissioni del ministro esatto questo stavo per dire in coincidenza delle dimissioni quindi quando il caso politico in qualche modo si depotenzia si, deve, si sì. depotenzia si finisce sostanzialmente perché con le dimissioni finisce il ministro la sua storia politica istituzionale e quindi anche il gossip si depotenzia diciamo così la curiosità anche se si mantiene vivo perché la signora Boccia ha la capacità di postare... Eh, forse quasi, li possiamo pure vedere alcuni dei post... I post, post de, hanno tutti una Maria velata minaccia, no? Non sono soltanto... Cioè dico lasciano la verità, sempre intravedere, lasciano che, succederà intravedere che succederà qualcosa, che ti farò un nome, che ti dirò la verità, che ti tirerò fuori una registrazione, che tirerò fuori un altro nome, eh, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni. Siamo arrivati al nome di Arianna Meloni, siamo arrivati al nome del ministro Lollo Brigida. Quindi sì. è questo che mantiene un, un po' di curiosità. Secondo me, forse è questo che non fa mettere, diciamo così, la parola fine, malgrado, appunto, ci sia almeno da parte del Governo. Direi come dire: la sostituzione del Ministro San Giuliano è stata così repentina che sì. quasi non ci siamo accorti di un problema. Come repentino è stato il cambio alla guida del Ministero con Giulie che... Esatto la, esatto, la sostituzione di Giulio è stata, no? di San Giuliano è stata veloce. Quindi... Allora, voglio sentire Marco Camisani Calzolari, vediamo un po' lui da esperto. Uh, Come valuta questa vicenda? Guarda, uh, se non ci fossero i mezzi tradizionali, la maggior parte di quei dei sedicenti o di quelli che si definiscono influencer, perderebbe, non, non edulchererebbe per. Aspetta, scusa, perdere... cerco di capire, se, se non ci fossero la televisione giornali... Se non, i non giornali... ci fosse la televisione e i giornali, pur avendo diminuito la loro audience, sì. non esisterebbero la maggior parte degli influencer partendo dai Fedez, Ferragni, sino ad arrivare a, a questi personaggi. Perché in fondo l'audience online è molto distribuita, cioè la die, famosa dieta mediatica all'interno dei social. È vero che hanno 500.000, un milione, ma se andate a vedere sono tanti quelli che hanno quei numeri. E il, reale, il numero reale di persone che raggiungono è molto inferiore. Stiamo parlando del, di meno dell'1%. Per cui cosa accade? Che il, si mantengono vivi e si mantiene vivo quello che dicono grazie ai mezzi tradizionali che in qualche modo vengono un po' sottolineati. Cioè, vediamo se ho capito. Grazie tu dici se le televisioni non avessero rilanciato questa storia, quindi con i post di Maria Rosaria Boccia, l'intervista al ministro Angiuliano. Tutta sai, questa vicenda. Rilan Rilanciarla è una cosa e ci sta giornalisticamente, ha un senso. Eh. Ma il fatto che ora lei sia rappresentata come una sorta di influenza lo è fino a quando i mezzi tradizionali continueranno a parlarne poi finita però e se, vale per tutti. se in pochi giorni ha raggiunto aveva un tot numero di influencer li ha decuplicati sì però se resteranno sai come no, no questi allora resteranno ma sappiamo come funzionano poi gli algoritmi no, dei social eh. cioè tu hai un certo numero di follower che però poi non raggiungi completamente ad ogni post no in funzione di quanto c'è interesse per quel tema per quell'argomento per certo, quell'esame quell li raggiungi quindi quei 500.000 senza interesse globale intorno possono diventare, poi di raggiunti davvero, anche poche decine al giorno. Ecco, vedete come stiamo smentendo tanti sì. luoghi comuni? devo andare professoressa Giuliani. Una cosa veloce rispetto a quello che diceva appunto Marco, che è interessantissimo. Perché c'è questo effetto? Perché i media tradizionali legittimo danno reputazione alla storia. Questa è una cosa fondamentale: eh. danno Perfetto. reputazione a quella storia e la legittima. Rimane quel grande valore della eh. reputazione. Mi pare però, se sì, posso, come no? che qui c'è un punto importante che dobbiamo sottolineare. Chi ha le redini del gioco? Mm. Ehm, in social, non lo diciamo oggi naturalmente, ma disintermediano. Io ho un mezzo, do la mia versione, costruisco sì. la mia narrazione, il mio punto di vista. Chi vuole lo vede. Su una materia del genere è evidente che l'attenzione è moltissima. Ma lei mh, boccia, come chiunque altro, eh, non, non sto solo a questa vicenda ovviamente, può dire la sua versione senza chiedere l'accesso ai media tradizionali. Sì. Vengo alla 7, vado sì. a media 7, eccetera. Questo porta gli altri a rincorrere lei. Come ripeto, chiunque altro. Questa è la differenza che oggi segnano gli, gli social come strumenti. Cioè individualmente ciascuno può costruire la sua narrazione. In un momento del genere in cui c'è questo incastro di potere, eh, questioni in gioco, questioni particolarmente delicate, eccetera, se si ha una certa abilità nel catalizzare l'interesse, sì. eh, ovviamente tutti devono inseguire chi costruisce eh, quel tipo di storia e i tempi in cui la scandisce. Chiaramente il social da solo non basta, sono perfettamente d'accordo con gli altri, però quello che, se il tema del giorno è che parte stanno giocando i social, eh, non c'è dubbio che... Questa disintermediazione è la possibilità per chiunque di dire la propria senza chiedere il permesso, senza passare per senza palinzesti senza, e soprattutto, questo è l'altro la, grande tema naturalmente, sì. senza verifiche. Da tecnico, eh. mi permet, tecnico anche del settore sì. mi permetto di dire che è corretto quello che lei dice ma possiamo chiamarlo online. Cioè Vuol dire che se la boccia avesse comunicato costantemente attraverso il suo sito, con audience tendente a zero, poniamo, sarebbe stato comunque un mezzo che ha la capacità di intervenire in tempo reale, vedi gli interventi certo. live durante le interviste in diretta sulle reti nazionali sì. e quindi non è tanto il meccanismo dei social, non è tanto il numero di follower, è il fatto che lei abbia il mezzo per comunicare senza dover raggiungere Questo, direttamente la rete che si chiama... Internet, si chiama online, a prescindere poi dal sì, sottosuolo. E poi mi veniva esempio, in mente, ma adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico: sofismo. rispetto a tutto quello che state dicendo, questi ultimi due interventi, mi veniva anche da dire mm. che i media tradizionali, per esempio, da una certa generazione sono pochissimo frequentati. E allora forse i giovani attingono informazioni piuttosto che altro dai social e uh, magari vedono molto meno la televisione questo, o leggono i questo, giornali Anche questo è, da, è parzialmente vero, perché? Perché in realtà è vero che magari non guardano direttamente la televisione come mezzo di intrattenimento o di flusso, ma la percepiscono e gli arriva attraverso segmenti sui social. Sì, so, quindi, certo, i social quindi, poi Quindi no? quanti programmi piangio. e quante cose vengono poi sì vissute online, ma arrivano, cioè l'autorevolezza. Continua a essere lì influencer da milioni di eh, follower quando vanno in televisione, quando c'è un articolo di giornale e eh, ci tengono a farlo vedere perché quella è quell'autorevolezza che continua ad esserci e, a prescindere dai numeri, continua a essere anche diffusa. Però ci, sono, eh, però, no, adesso poi cose, ci sì. sono degli influencer, li definisco così per sì. facilità, no, stiamo, certo. che hanno talmente tanto seguito che non avrebbero bisogno di nessuna tv. Cioè, eh, soprattutto in alcune non fasce di età sono molto più noti di tanti personaggi televisivi che magari un pubblico di età medio-alta conosce ma ignora. Ci sono quel anche loro. Ci sono anche il loro. caso di Dario Moccia, eh, posso dire. Il ecco, caso di Dario Moccia. Cioè, ci in vita, siccome io pure sto su Instagram da 6, 6, 7 mesi, tu fai spremuta di giornali. Vabbè, anche di loro, posso dire questa esperienza mia perché sì. forse è interessante. Ma comunque, siccome su Instagram vado abbastanza bene, no? cioè, 57 mila follower certo. niente, niente di niente, no, tante cose, ma, mettiamoli tutte in una stanza. Ho no, 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 cominciato no, a dicembre tanti. quindi voglio dire. Eh. e non ho avuto l'appoggio della stampa. Ho fatto, vabbè, poi, vi, se vi interessa, vi racconto come è andata. Mi chiama Dario Moccia, che io non avevo la minima idea di chi fosse. Di chi fosse? Assolutamente, tu sai chi è Dario Moccia? No, l'ho letto adesso, cioè adesso, so che è un grande beniamino della rete, ma non è che ne sappiamo nulla. Sì, io non più sapevo più. nulla, allora vado a Pontedera, lui mi paga tutto, ospite, infatti ero meravigliato, sai sì. di essere ospitato, cioè per me era un boh. Quando torni, mi fa un'ora, due ore di intervista, stiamo lì a parlare di, di, di tutto, torno a casa i miei nipoti, che non mi hanno mai seguito da nessuna ecco. parte, mi chiamano e <ride> dicono: nonno ma sei andato da Dario Moccia? Come, non ci dici niente? Questa è la rete. Ecco, è un po' vieni incontro a quello che dicevo io Questa un pochino. Rete. E questo fa la differenza col passato perché noi in passato avremmo fatto un'intervista alla signora Boccia, sì. ma poi il giorno dopo non avremmo potuto fare un'altra intervista alla signora Boccia. Ne facevi una certo. che poi potevi fare un ritorno, una cosa. La signora Boccia fa, dice quello che vuole tutti i giorni, tutti i momenti rispetto ai giornali di un tempo. Ecco anche la notorietà di questo. È un prima, ribaltamento, questo è un ribaltamento esatto. comunicativo enorme, enorme, no? enorme e non a caso i ragazzi che sono cresciuti dentro questo clima di disintermediazione quindi vogliono che la loro voce passi senza filtri. Sì. Cioè, io vi racconto davvero come sono andate le cose. Questo, questa dinamica l'apprezzano molto. Poi è vero, nulla è esclusivo che quel dialogo, quel momento, quella narrazione acquisisce una legittimazione nel momento in cui eh, il telegiornale, la trasmissione televisiva ehm, fa un upgrade diciamo, di quell'evento sì. eh, portandola su un altro canale. E questo è un gioco di rimbalzi accumulativo, ma non c'è dubbio che ormai i ragazzi, quel tipo di generazione, è abituata a, a essere disintermediata. Oh, allora, adesso io vi vorrei portare un po' più verso il terreno eh, più squisitamente politico, un po' come dicevamo eh, all'inizio, eh, perché proprio i politici, i leader, ma non soltanto i leader politici, non possono più fare a meno diciamo, dei social pubblicando non solo questioni che riguardano la politica, ma anche questioni private. Sentiamo Daniela Grandi. dalle vecchie tribune elettorali ai post e ai video. Eccomi qua, sono ricomparsa. È un bel salto quello compiuto dalla comunicazione politica sempre più influenzata dai social, che si tratti di Instagram, Facebook o TikTok, che ai politici piaccia o meno avere un profilo, postare comizi, illustrare progetti o attaccare gli avversari, l'utilizzo dei nuovi canali è diventato inevitabile. La Spesso mescolando pubblico e privato basti pensare a come la Presidente del Consiglio ha annunciato la sua separazione, un post su Instagram che in tre ore raccoglie oltre 50.000 commenti. La regola non scritta dei social, cioè condividere momenti privati il più possibile, teneri oppure simpatici, fa guadagnare like, conquista elettori tecniche che si avvicinano alle strategie di marketing. Conte, conclusione centrale. Ma che puoi dare? Per valutare l'impatto dei social sulla politica basti pensare alla forza dell'appoggio alla candidata Kamala Harris da parte della superstar Taylor Swift o alla potenza della cosiddetta bestia di Salvini, una macchina comunicativa gestita al tempo da Luca Morisi, poi uscito di scena per una vicenda di droga, post mirati, molto aggressivi, capaci di dettare l'agenda politica, quasi sempre col tema immigrazione al centro, un cavallo di battaglia social ampiamente sfruttato anche oggi. Le analisi sull'impatto dei social nella politica ormai concordano. Slogan, frasi e effetto, opinioni in bianco e nero senza sfumature, sfornati quotidianamente per essere condivisi, non hanno fatto altro che polarizzare il dibattito. La piazza virtuale, occupata da schieramenti che si detestano, non è tanto la notizia che conta quanto il modo in cui verrà recepita. Seguono quindi sfiducia nei governi, nei media, nelle istituzioni. Quanto ai politici. Che sempre più investono su questo tipo di comunicazione. Il rischio è quello di essere meno autonomi nelle decisioni, influenzati dalle opinioni e dalle richieste che invadono la rete. Non deludere i follower preoccupa tutti, anche chi abita i palazzi della politica. E eh, qui ci sarebbe poi da chiedersi anche quanti di quei follower che seguono i politici, che sono potenzialmente degli elettori o in età di poter votare vanno poi a votare e bisogna vedere chi votano, ma insomma questo è un altro discorso. E voglio ripartire, prima di ripartire a Giorgio Dell'Arti, voglio farvi vedere sempre di Domenico Giordano per Arcadia, prima veniva richiamato in questo servizio eh, l'endorsement, subito dopo la fine del confronto televisivo tra Trump e Kamala Harris, di Taylor Swift, una cantante, una pop star meglio, che muove addirittura il PIL dei paesi o delle aree in cui va ad esibirsi per i suoi concerti. Allora vi faccio vedere questo cartello crescita dei follower dopo il confronto tv tra i due candidati alla Casa Bianca, vediamo, dovrebbe essere il sì. cartello. Eccolo qua. Allora, che su... Spiegaci che è successo. Allora, nelle 24 ore successive, alla, alla fine del, del confronto TV su ABC News, abbiamo monitorato l'incremento dei follower su cinque piattaforme dei candidati, degli accanto dei due candidati alla, alla Casa Bianca. Abbiamo notato che su Instagram, dove poi c'è stato le, eh, le il social endorsement sì. di Taylor Swift che ha 284 milioni di follower, Harris, 284 milioni. Milioni. milioni, sì, no, lo sì. sottolineavo sì. Eh. nelle 24 ore successive. L'account Instagram di Kamala Harris ha incrementato il numero di follower, che era circa 18 milioni, 19 milioni, di 90.000 nuovi follower. Quello invece di Donald Trump soltanto 25.000. Su TikTok sono cresciuti entrambi con la stessa ampiezza, sì. forza e, e velocità. Su X io ho parlato di un effetto uh, Swift, un effetto invece Musk e a crescere di più subito dopo il confronto è Donald Trump, è l'account X di Donald Trump che ovviamente ne ottiene 30.000 rispetto ai 18.000 di Kamala Harris. Su Facebook cresce ancora maggiormente però con numeri un po' più contenuti Kamala Harris e su YouTube Uh, invece ancora una volta Trump a prendersi una soddisfazione a tagliare per primo il traguardo dei 10.000. Oh, secondo dire, cartello, non arrivo, arrivo perché si lega a questo, ah, okay. c'è il sentimento digitale, poi tra Kamala Harris e Donald Trump, il cartello successivo, sì. eccolo. In in questo caso non è il sentiment degli account social ma è il sentiment manifestato in generale dagli utenti statunitensi qui abbiamo circoscritto la ricerca soltanto agli Stati Uniti sempre nelle 24 ore successive al, 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 di... al, duello, TV. A, a, al duello tv in questo caso il, 50, il 48% delle interazioni che, hanno tenu, che insomma, si sono coinvolte sul nome Kamala Harris ha manifestato un atteggiamento positivo mentre il, il, il dato di di, di engagement negativo per Donald Trump il 52% rispetto al 41% di, di atteggiamento positivo. Questo, giusto perché non è un sondaggio. No, 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 certo, ma è un'indicazione, eh, tanto per capire di cosa si parlando È l'atteggiamento con cui gli utenti si relazionano con una parola chiave, in questo caso la parola chiave è il nome, il cognome del candidato. Ecco, no, spieghiamolo giustamente, non è il sondaggio su... Eh, non è diciamo... un sondaggio campionario, statistico, non c'è una base campionaria stratificata per età. Per genere, per professione. Qui la, eh, la piattaforma cosa fa? Raccoglie tutte le interazioni che in un arco temporale sono state rilasciate in rete, sui social, sui siti web, dagli utenti quando c'era la parola Kamala Harris o e Donald, Donald Trump. Ma allora, un numero no, negativo, no, scusa, su questo, no volevo eh, solo dire una cosa. Ah, no, Sarà anche un numero negativo, considerato che Kamala Harris è vicepresidente e serviva questo. Stato questi, cioè non la conoscevano questi qua. È bastato un confronto televisivo per una vicepresidente, doveva sbaragliare perché non è nessuno, è vicepresidente. L'altro non è più presidente per, da anni. Però, scusa, perdonami. Eh, Dal punto di vista carina, della notorietà. Su il discorso che stiamo facendo, mi farei questa domanda. Il dibattito televisivo forse sarà l'unico, perché eh. Donald Trump non, non ha intenzione di farne in un secondo, poi vedremo, eh, infatti, mentre Kamala Harris se lo chiede con insistenza. Diciamo, ha permesso a una parte di americani che poco o pochissimo conosceva l'attuale vicepresidente di conoscerla. Appunto. Io però, riportando il discorso un po' ai social, mi chiedo, è servito più questo o è stato più utile l'endorsement di Taylor Swift ah, in questo caso pro Kamala Harris, lo, eh, rigiro la domanda Ma guarda, io mi ricordo, a Giorgio Dell'Arco. Io mi ricordo, grazie a un, una cosa che mi ha mandato Mauro della Portaraffo, che nel 2004 nel confronto, nei tre confronti televisivi che ci furono fra Kerry e Bush, Bush Junior in questo caso, Kerry li vinse tutti a tre, alla grande, e poi come sappiamo venne detto Bush. Quindi starei molto attento a dare un grande peso alle reazioni certo. del pubblico di fronte al mezzo di comunicazione di massa, perché poi quando vanno a votare, intanto si devono essere iscritti, mm. lì mm. eh, negli Stati Uniti c'è tutto un sistema. È un sistema... Eh ma la, la Taylor Swift è questa, ecco, detto. Ecco. andatevi la a Taylor iscrivere, lo dice... Vediamo, sì, vediamo, sì. è interessante, no, no, vediamo, non io non dire. metto la mano sul fuoco, cioè io spero che vinca, anche se non ho nessuna stima di Kamala Harris, però Trump è un criminale. Se mi studici, mi è fa un orrore Trump, no. preferisco che vinca preferisco Kamala Harris. Però, però al, di là, al di là di questo, però non mazzardo a mettere un no. penny su uno dei due sì. dopo questi risultati. A arrivo, arrivo, calzolati. però permettetemi se io insisto su questo. Eh, proprio per il meccanismo anche elettorale Però voglio americano. dire ancora due cose rapidissime. No, no, allora, per... dille così poi... Ecco, le due cose rapidissime sono queste. Primo, il politico fa, usa i social come un tempo andava sui settimanali per far vedere la casa, il cane, il tappeto, la moglie, i figli, sì. è nello stesso modo. Questo è il privato però del politico. Ma questo è soprattutto, perché quando tenta di fare politica come Salvini per esempio quando fa dei migranti, piglia i suoi piglia solo i suoi quindi non sono capaci quindi a usare non c'è un incremento di successo perché convince per esempio me io mai voterò Salvini a me non mi convincerà mai non sarò mai un follower di Salvini non me ne frega niente di Salvini spero che esca di scena il più presto possibile lui può fare quello che vuole quindi lui piglia i suoi parla i suoi mm. non allarga la base seconda di... considerazione su cui chiedo però la conferma di eh, quelli adesso... che veramente se ne intendono perché io vado così a un braccio il social in realtà nel suo profondo eh, demolisce il principio di autorità. Cioè chi sta sui social e gira così liberamente... Autorità è autorevolezza. autorevolezza. Autori beh autorevolezza aspetta. No non lo so te lo chiedo. Autorevolezza no. Autorità, cioè lips exit, diciamo, sui social... Non vale niente, anzi, se, io ho l'impressione che se qualcuno si azzarda a fare la parte di quello che, beh, boh, questo l'ho detto io, finisce malissimo. Perché la grande libertà diciamo, che i social danno ha come presupposto che non c'è un guru. Sì, si possono innamorare di uno, <ride> sul, ma insomma, non c'è un, un, un principio di questo genere. Fa parte del gioco dei social. Io penso di aver capito questo nel corso di questi 6-7 mesi, mesi che faccio. Allora, volevo adesso sinistra. vado a Calzolari e poi dalla professoressa Giuliani eh, insistere un po' su Taylor Swift, no? Perché giustamente <ride> per i meccanismi che ricordava Giorgio Dell'Artico, insomma, eh, dell'elettorale elettorali americani, Taylor Swift, con quella sua uscita sui social. Nella platea immensa dei, dei, dei suoi sostenitori, ha già convinto una piccola percentuale rispetto ai 284 milioni ad andare a iscriversi per poi votare. Che cosa voglio dire? Lo diceva Giorgio Dell'Arti. Se i dibattiti televisivi non spostano molto perché diciamo chi vuole votare Trump e chi vuole votare Camalesi resta convinto delle proprie opinioni, in verità la caccia è agli indecisi o a chi non va a votare. Allora in questo senso forse. Taylor Swift ha dato una piccola scossa, poi vedremo nei risultati elettorali se servirà o meno. E in questo forse i social hanno. Una forza o no? Chiedo a Calzolari. Allora, non non, so. eh, no? Esiste un Marco Calzolari, io sono Marco Camisani Calzolari. No, sì, peraltro sì, sì, per non sì, mischiare per, le cose. No no. Eh, no, no. È un attimo. <ride> eh, allora, i social non convertono poi spesso perché in realtà un click, un like, a volte eh. si seguono personaggi negativi di cui non c'è alcun interesse per curiosità, quindi non necessariamente seguire, aumentare, eh, l'aumento la, la, eh, aument del numero di follower. Eh, significa endorsement, cioè non è un valore no, che aumenta rispetto a un altro, sì. può, essere, può essere anche negativo. Primo aspetto, secondo aspetto, non dimentichiamoci: tuttavia, questi numeri sono molto importanti da avere, ma è un pezzo del puzzle per valutare l'influenza perché i numeri si possono comprare oggi facilmente. Questo non significa che i dati siano sbagliati. Dipende da che punto di vista li vedi. Lui giustamente li ha portati crudi e dice, questo è. Poi ad una seconda analisi potrebbe anche dire, occhio, abbiamo visto però che di quei 90.000 qualcuno ne ha comprati nuovi 50.000 proprio per riuscire in questi casi a sfruttare giustamente occasioni come queste per apparire e sapete che apparire un po' più... Eh, come dire, di successo nelle elezioni può portare a una, a una tendenza no? ovviamente a spostare le, la, la volontà. Quindi il mondo dei fake, il mondo del falso, quando si, ci sono questi, questi, queste, queste, la comunicazione online, quindi che non è gestita, filtrata attraverso redazioni professionistiche poi tutti sbagliano, ci mancherebbe, ma è in mano a chi pubblica, e spesso portano dietro fake. Pensiamo banalmente, citando Taylor Swift, a quando Trump, Trump o chi per lui, ha usato una fake Taylor Swift che invece stava sostenendo lui, sì. cioè la verità lì dentro è davvero difficile da trovare e servono appunto i professionisti o momenti come questo in cui si fa il punto e si Pe però, adesso però, la verità. Forse dicendo quello che sto per dire sposto il discorso, però poi la quantità di follower è, eh, come dire, incide anche per esempio penso alle aziende che scelgono dei testimoni no, cioè conta per... e come la quantità però. nel senso che nel caso delle aziende dove circolano soldi dove eh. la conversione la si può misurare direttamente perché sai da quel numero da quel profilo quanti hanno comprato ok perché c'è anche il link sì, di solito, sì, certo. di solito mentre nel caso dei politici non c'è una connessione diretta perché il voto è anonimo quindi non lo misuri davvero nel caso delle aziende non fanno più ormai questa analisi dei numeri assoluti, che è giusto che loro facciano, ma nelle, le aziende non lo fanno: vanno a vedere il reale engagement e quanto è reale l'engagement, perché può essere falsificato anche quello. No, Ed è chiesto, evidente che è oggi. Dubbio. No, no, lo dico perché spesso si passa sopra, no, cosa Dice la Ferragni ha un milione, l'altro ha 10 milioni, l'altro 5. Ah, calmi! Perché non è detto che sia così. No? le aziende però lo sanno molto bene quando devo spendere i soldi le analisi le fanno bene e non si fanno fregare ovviamente cioè lì non fregano quando cioè, se, cioè, uno non ha non fregano. se uno ha comprato si vede si cioè, vede, no, ecco. un'azienda che analizza nel modo corretto eh, lo meglio, vede però il, il grande pubblico no e quindi Ma ha la percezione davvero. che sia famoso do, do quanti influencer che in realtà non avevano alcuna fama sono partiti da zero a qualche milione hanno freghicchiato la stampa che quindi ha creduto alla loro fama e li ha resi famosi per davvero però eh, però un però. No, mi veniva, scusate, mi veniva mentre parlava eh, adesso Camisani Calzolari mi veniva in mente una cosa: eh, cioè se un inserzionista, penso ai mezzi tradizionali, della TV, se un'azienda fa degli spot su una televisione, poi ha tutti i mezzi per capire se quegli spot hanno avuto un effetto. Beh, dipende quanto sono mirati. No? Ma tu, no, sì. per dire, c'è un social, social per, lo diceva eh? anche Marco. Anche su sì, social. Si può misurare in modo sì, ancora più preciso, no? Per non perché non c'è il link diretto tra la televisione sì, e il. come dire, da questo tipo di televisione sì, e l'acquisto. Mentre nei social c'è un link sì, che si porta sì, certo. dietro. Un... Però, no, senso, però senso. scusi, professoressa, mi deve perdonare, abbia pazienza. Vado in pubblicità e riparto da lei. Allora un sabato spero anche per voi, lo dico per il sentimento in studio appassionante su questa questione, su questo argomento. Professoressa Giuliani. I, non c'è dubbio che eh, i social online siano degli attori che contano moltissimo nella dinamica politica. E questo il dato americano è emblematico dai tempi di Obama a oggi. L'endorsement di Taylor Swift ha spostato, anche perché sappiamo benissimo che oggi il, la partita americana si gioca su un segmento piccoli, piccolissimo di elettori rispetto alla grandissima popolazione, quindi la sfida di portarli a votare è una sfida decisiva rispetto agli esiti. Uh, non dimentichiamo anche però che in, nella gigantesca partita delle fake news, delle teorie cospirazioniste, sì. eccetera, i social hanno giocato una dimensione negativa, e lo sappiamo, ma hanno giocato anche una dimensione positiva. In che senso? Pensi soltanto a eh, come non so, Kamala Harris è riuscita a rispondere eh, nel dibattito televisivo eh, quando, rispetto all'affermazione di Trump, ah, ma mangiano i cani e i gatti, sì. cioè, cioè, cose palesemente non vere ma spacciate per vere che Trump sa tantissimo che il suo elettorato gli chiede questo tipo di conferme, no? gli chiede anche questo tipo di ehm, negazione esplicita della realtà. Quando la si dice così grossa no? scatta un sentimento anche di rabbia rispetto al, eh, alla popolazione. La popolazione tramite i social anche per esempio può produrre una reazione come quella di Taylor Swift che dice basta. Sì. Basta, questa è veramente troppo grossa, non la puoi sparare così. E quindi io decido di scendere in campo rivendicando, no, sono senza figli, amo i gatti, cioè ribalto questa sì. cosa. Quindi è un gioco che, come dire, richiama tante cose, ma il punto essenziale che dobbiamo ricordare è che il social online non esiste qua talis. È il modo in cui lo usi che fa la differenza. Eh. È il modo in cui le cose che dici che fanno la differenza. Il modo in cui riesci a concepirlo e a interpretarlo. E, e la butto lì anche proprio come, come, per il proseguo della discussione. Per questo la dinamica tecnologica, e social, eccetera, richiedono tantissimo investimento sulla formazione e certo. sull'educazione. Perché se lo usi per dire mangiano i gatti, ok? O se lo usi per dire non esistono i virus, no, no per dire la qualunque. È un paio di maniche. Se lo usi invece per eh, riavvicinare ri, ri, eh, anche i cittadini a un sentimento di verità, a un sentimento di buonsenso, eccetera, beh, allora vinci. Allora, devo chiedere eh, a Camisani Canzolari una cosa, eh, per, visto che si occupa da, da moltissimo tempo e anche in questa fase di intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale tu puoi prendere. Eh, appunto Taylor Swift e farle dire che appoggerà Donald Trump, video perfetti, immagini perfette, fotografie, quello che è. E vale molti di noi sono stati come dire anche vittime eh, di, eh, di alcune di queste, non so come definirle. Truffe eh? Truffe. Truffe vere e proprio, ecco, la parola più giusta è truffe. Una volta si diceva l'ha detto il Tg1, l'ha scritto il Corriere della Sera molti anni fa. Oggi molte persone dicono l'ho letto su Facebook, ma l'ha detto Instagram, e, e questa però è una questione assolutamente seria. Come diceva la dottoressa, è una questione culturale, eh, è molto importante, io lavoro su questo da anni per cercare di aiutare le persone a capire eh, che Internet non è una fonte, che può esserci dentro una fonte autorevole, ma non lo è il mezzo in sé, che Internet in generale, che siano social, che siano siti nati e morti. Sì. Mm, giustamente hai evidenziato l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale oggi riesce ad automatizzare cose che fino a ieri dovevano essere prodotte da qualcuno, ma non solo, fa anche un altro passo avanti. Um, prima eh, pensate agli scandali di Cambridge Analytica, di Facebook eccetera, in cui um, c'era una profilazione diretta, no? eh, i messaggi venivano mandati direttamente al singolo. Oggi l'intelligenza artificiale e i, i modelli con cui è stata um, addestrata ha raccolto veramente informazioni. Su, tu, su tutto e su tutti e quantità enorme di dati che peraltro eh, poi c'è un tema anche legale sono stati anche come dire, poi scaricati cancellati perché rimane questa sorta di massa eh, de, be, 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 fatta di bit che però non contiene più i dati veri ma ne contiene il sapere di questi dati cosa significa? Che quindi è in grado di produrre contenuti diversi per ognuno di noi focalizzato su quello che ritiene che possa essere la nostra polarizzazione perché ormai si tende ad andare verso la polarizzazione e non si fa davvero fatica senza se non ci fossero i mezzi tradizionali i giornalisti che, vituperati, io non sono un giornalista, <ride> ma vituperati <ride> perché dici ah non servono più, in realtà senza i giornalisti mancherebbe poi l'ufficialità, cioè il professionista che dice, guardate, quella Taylor Swift è falsa, quella poi anche, chiunque può mentire, però perlomeno è un professionista, quella è falsa e questa è una Taylor Swift vera perché altrimenti tra, tra un po' e ne parlo nel mio libro Cyberumanesimo, dove sì, prima vedevamo la copertina. No, ma non era tanto per sì. promuovere, era dire, dove cerco di spiegare che oggi serve riportare l'uomo al centro perché l'intelligenza artificiale sta prendendo forza e sta cambiando anche quasi fino alle regole della, alla base della democrazia. Però nel sottotitolo perché... del tuo libro tu dici una cosa che io all'inizio diciamo ho citato, democrazia è a rischio. Molto a rischio. Cioè, questa questa certo. è la parte più inquietante. Perché, perché la base democratica a cui tutti noi crediamo, in cui come dire, le, le, le persone, il popolo, i cittadini vanno a votare ed esprimono cose più o meno liberamente, anche una volta era influenzato, ma era influenzato in modo molto più debole, cioè c'erano tentativi di portarti di qua. O di là, come se fosse la squadra di calcio. Oggi invece è falsificata completamente la realtà. È questa realtà falsificata in mano a pochissime aziende che sono aziende private, oggi più potenti dei governi, perché hanno la possibilità di cambiare anche la, la, la loro storia, la strada, e quindi siamo in un momento in cui l'uomo è eh, sotto scacco da parte di macchine anche. Poco controllate. da Io, io cito, aggiungo solo una frase, a quello che tu dicevi, cito, eh, questo è un articolo in cui si parla di questi temi di cui ci stiamo occupando, eh, l'UNESCO sostiene che le società di social media traggono profitto dalla diffusione, della disinformazione e delle controversie elettorali. Certo. Eh, certo, perché fanno più numeri, perché sono più condivise. Tanto per capire di cosa stiamo parlando. No, io chiedevo, scusa... Giusto perché eh, siamo proiettati verso l'intelligenza artificiale, ma attualmente, per esempio, ripensando al confronto televisivo e Telosuite. Non dico le nostre influenze, i nostri testimoni, ma i nostri politici sanno davvero utilizzare i social? No, Passiamo ancora questo... all'educazione. No, allora sono strumenti okay, ah, che hanno, esatto. ti impongono delle regole, ti dicono: Guarda, devi pubblicare il post, anzi, se lo pubblichi più spesso, probabilmente te lo faccio vedere di più, eccetera. E quindi i politici in generale, ma anche così, come il cantante, magari non lo sa ah. utilizzare, quelli che li sanno utilizzare sono poi i loro come dire, collaboratori. Certo. Come si chiamano social? media manager, eh, eh, media. So, eh, il social sì, media strategist eh. e poi eh, manager eh. quello che pubblicano eh, Mediamente sono abbastanza come dire, comuni, standard, non sono ancora avanzatissimi in generale, no. eh, ecco, però ci possiamo aspettare presto un'avanzata verso che magari tra qualche anno incominceranno anche loro con grande facilità a produrre fake che possono influenzare, eh, muovere grandi, mosse, grandi masse di elettori e purtroppo questo uh, è il vero sì. rischio eh, cioè, di rompendo i meccanismi base però, eh, della democrazia però, sentiamo il però così poi andiamo sì, alla parola c'è il, il discorso del contrappeso che facevamo prima una società in cui la tecnologia è così pervasiva è una società che ha molto più bisogno di anticorpi cioè ha bisogno di cittadini mm. che siano eh. sufficientemente alfabetizzati preparati eccetera Cultura. Sì, no, ma proprio parlo di alfabetizzazione minimale, minimale che li rendano uh, in grado di distinguere autonomamente una la fe, la castroneria sì, sì, gigantesca sì. da una verità le società che riescono a usare in maniera più produttiva le nuove tecnologie, hanno fatto fare passi avanti molto importanti ai propri Paesi e non hanno visto la democrazia a rischio. Se abbiamo un grosso livello di pervasività e un bassissimo livello di alfabetizzazione, questo rischio lo corriamo. Ma questo aspetto, mi dispiace dirlo, non è visto per nulla. Nessuno si rende conto davvero di come sia importante in un momento come questo potenziare nella scuola, nell'università eccetera questo tipo di, non solo di strumentazioni ma insistere sull'alfabetizzazione molto più di prima, molto, lo dico sì. questo da docente, no, 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 eh, sembra, lo dico da docente perché lo, grande, vedo, lo vedo con eh, i miei studenti è eh, molto interessante questo discorso, se lo riprendo vedevo che anche Giorgio Dell'Arti era molto interessato eh, vado da Paolo Sottocorona così ci racconta questo weekend che avevi promesso dovrebbe essere buono più o meno. No, è perché non ti rimangiamo. Avevo promesso un weekend buono e minacciato un inizio di settimana diverso. Ecco. Però vediamo con queste carte molto velocemente, ci danno eh, lo scostamento delle temperature di oggi rispetto alle medie. I colori freddi, celeste e azzurro, significa essere sotto media. Guardate le zone più scure, significa molto sotto media. E questa è la situazione di oggi. Però basta passare alla giornata di lunedì e già vedete che schiarisce significa che le temperature risalgono restano sotto media ma risalgono e risaliranno molto lentamente nel corso della settimana per cui a fine settimana rientreremo nelle medie forse anche con, con un piccolo bonus per quello che riguarda il tempo la giornata di oggi vede ancora sull'Adriatico la possibilità di precipitazione anche forti, ma in maniera molto isolata e poi sul basso Tirreno, la Sicilia. Vedete, nord e centro e Sardegna ormai ampie schiarite. Giornata di domenica conferma questa tendenza perché ci sarà qualche fenomeno ancora sull'Adriatico, sempre meno la Sicilia, ma insomma, tutto sommato le cose vanno abbastanza bene. Lunedì ricambia un po' il tempo perché lunedì ritroviamo Nuvole piuttosto abbondanti al centro-sud e soprattutto il sud, fenomeni localmente intensi, quindi maltempo, tempo molto instabile. Il nord se la cava con qualche nuvola o deboli piogge, però nonostante questo peggioramento, confermo appunto che le temperature piano piano, piano piano recuperano. Grazie Paolo Sottocorona, eh, allora eh, riprendiamo tra pochissimo, eh, abbiamo chiesto, in, in un servizio che non vuole essere un sondaggio a Roma, a molti romani e non solo romani, che ne pensano dei social, dell'attenibilità dei social e dell'uso che fanno dei social i politici dopo la pubblicità. forma sui social? No, assolutamente no, sono presente su un social diciamo noto che è LinkedIn ma rispetto a Facebook e Instagram eccetera io non ho mai avuto o posseduto un account. Facebook Instagram? No. no. Sì, uso Instagram, Whatsapp Pinterest e un po' di Facebook purtroppo è un po' un'ossessione un eh, mi sveglio la mattina e un mezz'ora sul telefono. Il problema è la veridicità delle informazioni che ci mandano, le fonti che siano vere e attendibili, ma soprattutto che non siano politicizzate per i loro interessi. Secondo lei i politici fanno bene a comunicare attraverso i social, i politici italiani, internazionali? fanno bene, eh, però dovrebbero in qualche modo eh, mettersi di più nei panni dei cittadini. Secondo me no, dovrebbero più che altro anche loro eh, preferire gli strumenti tradizionali, eh, mi riferisco magari a delle direzioni attraverso ehm, la televisione oppure dei comunicati stampa. Se si vuole arrivare diciamo, più velocemente, eh, forse sì. Poi dipende sempre da cosa si dice secondo me, se c'è qualcosa di serio probabilmente il social um, può essere utile fino ad un certo punto. Preferentemente il mezzo di informazione è i social, anche se il giornare poi la sera, ogni tanto lo leggo sui giornali, insomma diciamo che è, è vario il, il sistemi di informazione ai quali mi rivolgo, più o meno. Ma ti fida? Ni, nel senso che dipende dalla fonte. Si fida del tipo di informazione che circola sui social? A volte dipende dal tipo di informazione che viene data. Sarà deformato il concetto di democrazia dai social? E questo, questo non credo. Questo non credo perché poi i social aprono spazio a tantissime interpretazioni. Anzi, forse il concetto di democrazia tramite i social viene ancora di più avvalorato. No, più che altro, più che fidarsi è semplicemente cercare di tirare fuori delle notizie che abbiano un fondamento. I social media sono all'ordine del giorno per tutte le nuove generazioni e quindi è sicuro che ci sarà un cambiamento della democrazia e forse anche un po' pericoloso perché si possono creare queste fake news. Allora, una serie di opinioni, insomma, per avere un po' un termometro. Eh, di come la pensano gli italiani. Eh, credo che ci fosse Marco Camisani Calzolari che voleva aggiungere qualcosa a allora, rispetto: no, di... la riflessione della professoressa sì, della professoressa è fondamentale, è centrale. Io attraverso tutti i miei canali, sono 30 anni che la faccio, ho fatto il primo programma che si occupava in radio, allora di alfabetizzazione in Italia in assoluto con Claudio Cecchetto a Radio Capital e, e, e oggi sto continuando a fare questo, questo lavoro. È centrale proprio perché eh, si deve spiegare alla gente. Uh, a usare questi mezzi, a sapere che uh, esistono dei fenomeni, uh, che è ad esempio quella della, della bolla di conferma, dove tu vai a cercare una notizia per cercare la verità, ma ti fidi di quella che dice esattamente quello che hai sempre pensato e non solo, seguendo le pagine che confermano quello che tu pensavi, anche se magari è, non corrisponde alla realtà, sarai seguito da notizie ti arriveranno sempre più notizie perché sono i meccanismi dei social che dicono che confermano questo falso di cui sei convinto. Per cui bisogna avvisare le persone, aiutarle a capire questi fenomeni affinché cerchino di difendersi la cultura è l'unica strada. Eh, no, chi voleva non so se... no, era... no, la cultura dice l'unica strada, però poi... Non c'è nessuna speranza... Beh, ma ci vuole, non c'è nessuna perché... speranza... Ecco, Giorgio dell'Arti è... Eh, definitivo. No, non è beh, scusa, ma più siamo un paese speranza, in, cui non non in cui non si compra un libro all'anno, neanche un libro all'anno, gli italiani in media. Cosa vuoi, cosa vuoi fare? La scuola dal punto di vista dell'apprendimento, dell cioè di far crescere... Naturalmente io sono totalmente d'accordo sì. con le cose che ha detto la professoressa e anche il professore. L'interesse per l'apprendimento, quindi per il contenuto reale, è zero: è zero da parte, da parte dei politici, tutti, sempre. Non è, non è un problema di questo governo. Eh. Non è un problema di questo governo. Allora, torno da Domenico Giordano, Per questi altri quattro cartelli sono diciamo, il rapporto no, degli italiani, credo. Sì, sì. Allora, vediamo il cartello credo, numero 3, tempo speso online. Cominciamo abbiamo fatto, una scansione, diciamo, eh? abbiamo fatto qui ecco. una scansione temporale negli ultimi. 10 anni, dal 2015 al 2024, come gli italiani di tempo, sì. Sì, sì, esatto, come gli italiani però dal 2015 al 2024 hanno cambiato trasformato il modo in cui sono connessi, il tempo medio giornaliero è passato da 4 ore e 28 a 5 ore e 49 minuti di questa fascia oraria è importante sottolineare il secondo, il secondo rigo del, del nostro grafico, il tempo medio delle 5 ore e 49 sempre del, del 2024, un'ora e 49 restano connessi ai social social ah, anche whatsapp sì, perché la seconda voce riguarda i social in particolare e Poi... è, è cresciuto in questi, è cresciuto in questi 10 anni anche la platea di italiani che ovviamente sono, lasciamo, sono lasciamo connessi lasciamo il cartello facciamolo conteniamolo fisso. nel 2015 erano 28 milioni di italiani questo è un dato via social sì. nel 2015 erano 28 milioni di italiani che almeno una volta al giorno riuscivano a connettersi alla rete per qualsiasi tipo di, diciamo, di attività per una ricerca per controllare sì. il conto in banca oggi sono circa 43 milioni Quindi, e significa che Aspetto. Sì, poi piattaforme social più attive. Il cartello successivo. Sì, anche in questo caso abbiamo Vediamo, un eccolo. dato comparato 2019-2024. Come possiamo vedere, quest'anno rispetto a cinque anni che sono, di mezzo c'è il Covid che ha modificato sì, tante certo. nostre abitudini. Non lo dimentichiamo, anzi, certo. ricordiamolo. WhatsApp è oggi la piattaforma che per il 90% noi, tutti gli italiani, utilizziamo: Facebook, Instagram, Messenger e infine, infine Telegram. Quindi possiamo vedere come già tra il 2019 e il 2024 stato, ci sono stati insomma, dei cambiamenti sì, dei significativi. Cambiamenti. Poi c'è media di tempo mensile speso dagli utenti sulle e qui è, piattaforme: qui è significativo anche rispetto e, a quello che qua, dicevamo poc'anzi a proposito dell'alfabetizzazione dei giovani, delle eh. fake news che abbiamo chiamato anche truffe. Oggi. Mediamente, mediamente un italiano dai 2-64 anni consuma, lasciatemi passare questo termine, 32 ore al mese per vivere con i contenuti che, vengono, che trova su TikTok. Poi c'è. Scusami, ti... però ti interrompo, che TikTok si dice sia la piattaforma preferita dai giovani giovanissimi. Giovani giovanissimi? Non, non lo so, eh. però que... vi do un dato a questo eh. punto, è un dato ovviamente proprio di, di, di TikTok. Ieri parlavo con la loro responsabile. Ad oggi abbiamo iscritti a TikTok ad aprile 2024 21 milioni di italiani di questi 21 milioni di iscritti fate conto che il 67% ha un'età superiore ai 25 anni quindi, ah, quindi siamo allora usciti ragazzi, siamo usciti dalla platea il cartello vi prego il cartello teniamolo in primo piano ma abbiamo il, 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 il cosa dei cartelli ma rimettiamo il cartello siamo che usciti prima. dalla platea degli adolescenti brufolosi che eh. popolano quello popolano successivo TikTok. quello successivo quindi era la media di tempo il 67% di questi 21 milioni fare, no? di iscritti ecco, lo sta ha ah, un'età superiore ai 25 anni, ecco. quindi ha già durato una coscienza. Poi c'è YouTube, c'è Facebook, Instagram e infine, infine Whatsapp. WhatsApp. Oh. Poi mi pare che l'ultimo cartello sia molto importante, istruttivo. Principali ragioni di utilizzo delle piattaforme social. Eh, oh, questo, secondo me, metà, è molto interessante. La, la metà degli italiani che ogni giorno si connettono alla rete lo fanno alla rete che scusa, ai social, lo fanno per leggere nuove storie. Quindi la curiosità, la molto qui ritorniamo un po' al discorso iniziale del nostro, della, della, nostra, sì. della nostra riflessione: intrattenersi nel tempo libero, comunicare e stare in contatto con la comunità. Sì. Sono le prime tre ragioni per cui questo noi è molto oggi, oggi popolare le nuove storie significa consultare anche i siti online dei giornali? Uh, storie, questo sì, può essere, ah, però ex. se, quel, se, quel, se quell'account dei media tradizionali parlano di, di, di storie, come e il è. caso del, mi della Bibbia, mi sarebbe eh, piaciuto appunto. vedere l'andamento sì. della lettura di libri tra il 2015 e il 2024. A picco purtroppo. Alpha Collin. Il capisano di calzolai voleva commentare proprio un flash che dobbiamo chiudere su questi dati? Ma che sicuramente ci ritrovi, no, sì. mi ritrovo e come? Anche perché eh, purtroppo la maggior parte delle persone, anche se nell'intervista per strada alcuni dicevano di no, ma insomma purtroppo si informano solo sui social. E quindi la, 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 quello che acquisiscono arriva da... Per cui quel che è vero, quel che è falso è, così, eh. è in mano all'algoritmo. E eh. l'algoritmo è in mano ad aziende che spesso sono anche straniere, non per fare una questione di divisione tra Stati, però TikTok è cinese. L'altra è americana, cioè dove c'è un'influenza alla fine ma nel certo, nostro pensiero, nella certo. nostra democrazia, che arriva addirittura al di fuori del nostro Paese però, e questo non fa bene. Però, però credo che questo richiami anche molto una responsabilità di noi adulti a ogni livello. Dobbiamo smetterla di essere narcisi e pensare che qualunque critica facciamo davanti ai giovani rispetto ai social ci eh, ri, no, rim, rimanda indietro a un'immagine di boomer. Sì. No, Beh, dobbiamo svolgere il nostro ruolo di educatori E essere responsabili Posso dirle una cosa Sulla scena di quest'ultima parola Dobbiamo chiudere Sommessamente io dico un'altra cosa Poi ognuno è libero Fortunatamente viviamo in democrazia eh, Io trovo eh, in in Intollerabile dare in pasto la vita privata di ognuno di noi sui social, poi ognuno faccia come vuole. Come chiudiamo Giorgio con la tua saggezza? Chiudiamo ricordando che in Australia stanno proibendo i telefonini sì. ai, ai ragazzi Però è per una tendenza che scuola. si sta estendendo Anche da noi. Anche nelle non scuole. A è giusto scusami. Non ho capito, scusami. No, dico, la tendenza a vietare i telefoni per esempio l'uso dei telefonini nelle scuole si sta molto estendendo, e non è. è solo una questione australiana o italiana. Devi fare un'altra no, no. trasmissione su e che, questo. Ecco, ci hai dato lo spunto. E non posso non chiudere con questo perché minuto in mente, sai qual è stato il primo programma di alfabetizzazione di massa sul mondo digitale? Era sulla 7 nel 2001 e lo conducevo io. Vedi, siamo tornati da dove siamo partiti. Grazie a tutti i nostri ospiti per questa bella discussione di sabato, domani come sempre ci vediamo un giorno di pausa, siamo qui, stesso luogo, stessa ora lunedì, grazie e buon weekend.